non c'è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione. Quando entriamo in un hotel, spesso bastano i primi 10 secondi per farcene un'idea. A volte troviamo persone estremamente positive, che trasferiscono immediatamente un senso di felicità e di armonia. Altre volte, al contrario, ci imbattiamo in persone che nemmeno alzano la testa per salutare. Mettetevi nei panni del cliente. Entrate in un hotel e vi accoglie una persona con un sorriso smagliante che si alza, vi viene incontro, vi fa sentire considerati e vi trasmette tutta la sua gioia nell'avervi come suoi ospiti. Al contrario, immaginate di trovare nell'hotel una persona che a malapena vi saluta, che continua a farsi i fatti suoi e vi trasmette un senso di fastidio per averla interrotta. Come sarà da lì in poi? Come si orienteranno i vostri comportamenti in seguito? È con la prima impressione che ci si fa un'idea dell'altro ed è in base ad essa che ci si regola successivamente. Quindi, visto tutto ciò che ci siamo detti in precedenza, se vogliamo creare nella mente dell'altra persona un'immagine positiva di noi, dobbiamo per forza di cose farci valere fin dal primo istante, altrimenti otterremo un'immagine depotenziante che andrà a compromettere poi tutto il resto delle future comunicazioni. È importante mettersi nei panni dei clienti e può essere utile costruire un canovaccio per fare una buona prima impressione. Un altro meccanismo da non sottovalutare è quello per cui la mente umana, dopo essersi creata una prima impressione, continua a cercare prove per confermarla, tenendo per contro a ignorare tutto ciò che rischia di confutarla. Questo significa che eventualmente non ci sarà più possibile recuperare i punti persi? Ovviamente no, ma se commettiamo errori al primo incontro, in quelli successivi sarà molto più difficile farci apprezzare. A questo aggiungiamo quello che lo psicologo Edward Zundike chiama l'effetto alone, che fa sì che la nostra mente, se impressionata favorevolmente, vada ad ampliare il ventaglio delle caratteristiche positive di una persona, pur senza averne motivo. Quindi, se creiamo nella mente altrui un'immagine positiva, andremo a costruire un naturale ancoraggio che porterà la persona stessa a cercare costanti conferme nella sua idea iniziale e poi, man mano, addirittura ad attribuirci un alone positivo. Perdere questa opportunità è molto depotenziante.